Ciao a tutti, benvenuti, anzi bentornati alla nostra tavola quadrata sul mondo del lavoro, ovvero una tavola rotonda che però è quadrata perché vogliamo metterci sopra il mondo del lavoro e farlo far quadrato. Vogliamo far quadrare i conti. E cominciamo a farlo oggi su un tema particolarmente, che potrebbe sembrare particolarmente ostico anche da un certo punto di vista e che comunque tocca tutti quanti in questo particolare periodo storico. Ciao Sabrina, ciao Claudio, ciao, benvenuti. Il tema del work-life balance, ovvero dell'equilibrio in qualche modo che si dovrebbe o potrebbe trovare tra lavoro e vita privata all'esterno del lavoro. Intanto Sabrina, le persone che si approcciano a un nuovo posto di lavoro, che cosa vogliono principalmente? Perché qua è il tema parte da questo, diciamo. Sì, perché infatti il primo fattore che in Italia è evidenziato come elemento centrale nella ricerca di un nuovo posto di lavoro è proprio il work-life balance. Work-life balance... Più dello stipendio. Sì, più dello stipendio in Italia. Mi piace definirlo come la convivenza pacifica tra vita personale e vita professionale ed è proprio l'elemento che i candidati cercano nelle nuove aziende. Lo cercano molto probabilmente in questo momento specifico dove con un utilizzo così massivo dello smart working i confini tra vita personale e vita professionale sono davvero caduti e quindi sono alla ricerca proprio di poter ripristinare questo equilibrio. Sicuramente da questo punto di vista le aziende possono fare davvero tanto, ad esempio investendo su una maggiore flessibilità anche nella vita personale delle persone e andando a lavorare su iniziative rispetto al benessere dei propri dipendenti. Iniziative che anche noi in Randstad abbiamo messo in atto in quest'anno, ad esempio come percorsi di benessere posturale, percorsi di counseling e percorsi di mindfulness. Allo stesso modo anche le persone dipendenti possono fare tantissimo per investire sul proprio benessere, il bilanciamento tra queste due dimensioni, come la capacità di saper gestire meglio le priorità e la capacità di saper dire di no. Capacità di saper dire di no, questa qui è una cosa molto importante, soprattutto un tema che sarebbe una nuova puntata da un certo punto di vista. Ma Claudio, secondo te tutto quello che ci ha raccontato Sabrina è esportabile in tutte le aziende trasversalmente oppure bisogna fare delle scelte o delle condizioni particolari? Ma Rudy, secondo me non è un tema semplice che le aziende devono affrontare perché c'è un elemento di individuale, quindi molto soggettivo e influiscono anche elementi culturali. Io sarei pronto a scommettere che la mia percezione del giusto bilanciamento è diversa dalla tua percezione ed è sicuramente diversa anche da quella di Sabrina. Se poi io fossi nato in India e vivessi in India, probabilmente avrei una percezione certo. Ancora diversa. Detto questo è un argomento molto liquido, quindi è difficile dargli un contorno, però le aziende hanno ben inteso che è un argomento che ha un impatto diretto anche su elementi economici, per esempio la produttività, per esempio gli investimenti che vengono fatti in innovazione o la capacità di un'azienda di attrarre talenti. Quindi tutto ciò lo rende una sfida, secondo me, importantissima per il mercato del lavoro dei prossimi anni. E devo dire che le aziende, un po' come Randstad, stanno affrontando l'argomento in maniera trasversale. Ho letto, per esempio, un bellissimo articolo di una giornalista americana che ha intervistato alcuni manager e che ha notato sostituire il concetto di work-life balance con il concetto di work-life integration. Cambia quindi tutto. Cambia completamente, ovviamente, quindi si abbatte il muro e le due cose si integrano creando un ibrido. Ora, proprio perché è un concetto soggettivo, io sposo di più ciò che un sociologo italiano un po' di tempo fa ha detto essere uno degli elementi vincenti dei manager, cioè l'ozio creativo, quindi la possibilità di poter staccare dal mondo del lavoro, decomprimersi per prendere decisioni che poi sono giuste, migliori, più innovative che influiscono sulla performance lavorativa. Quindi il rispetto di questo equilibrio secondo me alza il livello di performance. Sì. E poi ultima cosa, io sono perfettamente d'accordo che tutti noi lavoratori dobbiamo in qualche modo decidere di dire no ogni tanto. Diciamo no e ozziamo. Ecco qua, io sono d'accordissimo con l'ozio. Sono d'accordissimo in quanto pigrone, però capisco perfettamente il senso, il cervello dà il meglio di sé quando non è compresso e quindi in qualche modo in certi momenti dobbiamo decomprimerlo. Se dovessimo racchiudere, ragazzi, quello che avete appena detto, se doveste racchiudere quello che avete appena detto in un tweet o in una parola, che cosa direste? Io direi sicuramente che l'equilibrio nella propria vita parte innanzitutto dall'equilibrio dentro di sé.
senza alcun dubbio. Grazie mille. Da Claudio. Diciamo che il tempo è una risorsa finita, quindi usiamolo nel migliore dei modi. Assolutamente sì. Grazie ragazzi, grazie per essere stati qua, grazie per queste nozioni importanti, per nulla banali, perché comunque la vita e il lavoro cambiano così in fretta che dobbiamo cominciare a farci conti seriamente con queste cose. Ecco perché la tavola quadrata, per far quadrare i conti. Grazie per essere stati con noi, grazie mille, ci vediamo alla prossima puntata di Tavola Quadrata. Ciao a tutti!